ha detto i suoi, l'obiettivo è lui. Questa volta però riceve molto bene Basic, allora Bertoli va subito da Tinnerhout, grande attacco dello sloveno, primo punto di Milano, 1-2. Finalmente sulla terza battuta, ricezione doppio più, bellissima palla spinta in posto 4 e Hurnaut ha messo giallo, secondo me. Adesso va Spirito col suo float, palla che tocca il nastro, diventa buona per Kosamernik, che è servito con precisione da Sbertoli, spara un chiodo che tra l'altro rimbalza in faccia a Spirito, che adesso si riprende un attimo. Sì, insomma, è pesante il braccio di Kosamernik, Giorgio. È molto pesante, veramente ha fatto un buco per terra. 5-9, Milano Aghenier, il suo float su Peseresi, che non riceve benissimo, Sbertoli arriva comunque in corsa e poi lo schiaffo al pallone di Tinnerhout, Milano torna avanti, 12-11. Bravo, ottima soluzione tattica di Chiazza, che ha detto, intanto sapeva benissimo che avrebbe servito lì, Basic si è tolto. Adesso servizio Jean Poitry. Va forte il francese, molto forte, Spirito in difficoltà, la palla finisce per terra, grande servizio qui di Jean Poitry, che firma il suo primo ace, non era Spirito, era Magalini. E bravo, io dico un bravo a Roberto Piazza, perché ha detto a Poitry di servire da Torna dei 9 metri sempre a Sparuov, Basic la tiene viva, Sbertoli a cercare Hurnaut che trova le mani del muro di Verona, che può rigiocarla con Jensen, pallonetto, ci arriva Basic, poi Sbertoli cambia banda, va da Poitry, un attacco al fulmicotone di Jean Poitry. Palla in difesa presa benissimo, inutile che Stoichev, non per fare il tifo, cominci a reclamare con gli arbitri, perché è un po'... Sì, sì, c'era arrivato Basic a una mano, 18 Spirito a servizio, Basic la riceve, Sbertoli cerca proprio il francese che attacca forte in diagonale, con Amicè ma non riesce a tenerla viva, 17-18. Bravo anche a arrampicarsi sulla rete Riccardo Sbertoli e dare questa palla quick a Basic, che la chiude molto bene in diagonale, evitando il muro di Jensen. Adesso intanto errore di Basic al servizio, 1-0 Verona, va a servire con Aghenier, riceve Peseresi, Sbertoli riesce in qualche modo a trovare il punto Milano, un po' fortunato qui, Sbertoli è andato per fare l'alzata a una mano, poi si è accorto che la palla aveva superato la rete e non l'ha toccata, no, però. Gli ha fatto la finta, gli ha fatto la finta per alzarla a una mano, ma il muro di Zingel era staccato da rete e gli si è insaccata dopo. Milano avanti, serve di nuovo Sbertoli che va a picchiare forte, grande ricezione di Bonami in tuffo, Spirito allora dalla palla a Aghenier, in qualche modo Milano la difende con Hurnaut che poi va anche a attaccare, grande difesa di Bonami, poi si addormenta Aghenier e Verona non riesce ad attaccare come vorrebbe e allora Jean Poitry va a punire gli ospiti con il punto dell'8-6 e qui Bonami aveva fatto, Giorgio, una difesa incredibile, ma Verona si era addormentata. Ma tutte e due, anche Hurnaut si sono stretti e infatti... Adesso Milano deve ancora attaccare con una palla sporca, attacca Sbertoli contro il muro e trova il money out, Riccardo Sbertoli, quando... Insomma, c'è da fare la giocata difficile, Sbertoli non si tira indietro. Ah, lui... Qui si vede la voglia dell'attacco che ha sempre un palleggiatore, appena gli arriva la palla un po', attacca subito. Serve forte ma Basic lo contiene, poi subito cercato il primo tempo di Kosamernik, gran palla di Sbertoli, 26. Bravo Sbertoli, sta servendo molto bene, ricezione permettendo i propri compagni di squadra. Adesso Basic al servizio, nastro che quasi inganna Magalini, poi Jensen deve alzare per Asparov, palla un po' lunga, Asparov ci arriva comunque, poi Milano deve attaccare con Hurnaut, il muro a due battuto da Tinnerhout che riesce a schiaffare questa palla nel campo di Verona, 22-17, adesso buon bottino per l'area. È stato molto bravo Peseresi in bagger rovesciato a dare questa palla veloce a Hurnaut. E Asparov in battuta. Basic però lo riceve, allora Sbertoli a cercare Jean Poitry che arriva, gran diagonale di Poitry,
E qui Asparuov se la prende un po' con i compagni, nel senso, mettete le braccia, spostate le braccia per la diagonale, dice, perché sennò mi lasciate scoperto. No, dice, chiudete il muro, ma le palle sono veloci, centrale con la ricezione doppio più deve... Chiudere la grande questa esperienza a Milano, ed eccolo qui che prova questo slash, Bonami però lo difende, regalando comunque la Friboll Verona. Arriva allora Basic in pipe, chiude il punto, adesso Milano ha trovato scioltezza di pallavolo. Bellissima azione, fatto benissimo il giocatore di Verona a rimettere la palla, perché era il terzo tocco quello, quindi ha fatto benissimo. Dimentichiamo che si è giocato ogni tre giorni. Esatto, insomma. Esatto, bravo Lorenzo, tante sottolinearlo. Avvicinate, qui Jensen attacca forte, tocco del muro, poi piano la tiene in vita, allora deve attaccare Basic, mette giù il punto Luka Basic. 17-11 per Milano, che adesso tiene in mano questo set. Bravo Basic, ha difeso e ha contrattaccato molto ma molto bene. Bravo. Siamo Matteo Piano. Bonami riceve molto bene, spirito, palla in mano, va da Magalini che però non ha attaccato benissimo e dall'altra parte punisce Jean Patry. Qui Bonami si aspettava un tocco a muro, aveva fatto un passo indietro. Esatto. Tocco a muro che però non è arrivato, la palla gli è caduta praticamente quel mezzo metro davanti, non ha potuto farci niente il numero 29 di Verona. Perché quella posizione serve per hai più spazio e per andare a prendere le toccate che vanno verso l'esterno dei 9 metri, quindi per me la posizione su una palla del genere era perfetta di Bonami. Eh sì, si aspettava il tocco del suo muro che però non esatto, era. Purtroppo per lui la palla però è passata alta ma in mezzo al muro e quindi gli è caduta davanti. Adesso 18-11 il punteggio dopo questo time out chiamato da Stoichev. Al servizio Jean Patry per Milano. Attacca forte il francese, Asparuov la tiene in qualche modo, anzi in mano, praticamente a spirito, poi Zingel non attacca, Asparuov regala la Friboll e Milano la chiude con Urnaut e qui chiede scusa a spirito. Urnaut, bomba di Urnaut, diciamo. Credo che sia passato in mezzo al muro, perché non credo che sia passato. A dividere le due squadre, prova a andare a caccia del pareggio, Sverdri con questo servizio, ricevuto da Magalini. Spirito a cercare Asparuov, la difende, Urnaut dopo il tocco del muro, poi Basic, palla sporcata dal muro, allora Spirito una nuova occasione, cerca Asparuov, murato però questa volta dalla coppia Patry-Kosamernik, 7 pari. Stavolta Patry ha messo le mani molto ma molto bene, davanti alla palla, Kosamernik ha chiuso altrettanto bene, muro invalicabile. Spirito. Riceve Basic, Sbertoli a cercare Urnaut con la pipe, difende Spirito, ma la palla finisce out, qui c'era Spirito in difesa, grande posizionamento, poi non è riuscito a contenere la potenza di Urnaut. Ma stiamo rivedendo un po' di pipe, un po' di gioco, diciamo un po' spettacolare, chiamiamolo così. Parte numero 11 dell'Allianz. Errore di Asparuov che però grazie ad Agheni riesce a regalare almeno la Friboll. Vediamo come la sfrutta Milano con un missile aria terra di Jean Patry che firma il 14-12. Ed è arrivato il primo break. E qui intanto c'è Matteo Piano che va a parlare con il primo arbitro, io non ho capito bene per quale motivo, ma intanto Verona chiama il time out. Secondo me sempre per il secondo tocco del in campo a Verona, infatti si sta lamentando anche Roberto Piazza. Adesso come in questo caso. Prova, ma questa esatto. Volta riceve molto bene Bonami, poi Jensen attacca ma il muro di Riccardo Sbertoli torna. Riccardo Sbertoli ha tenuto la parallela Jensen saltando veramente molto in ritardo e costringendo il giocatore danese a Verona. Adesso spinge ancora Patry a servizio Magalini, gran ricezione perché la palla era sulla linea, poi Jensen attacca, vediamo se la difende Milano, sì con Basic, poi Piano riesce anche a trovare il punto del 22-16, qui Piano ha tirato fuori davvero una mezza magia,
Ma cosa avevano fatto Patrì e Basic per difendere questo grande attacco di Verona? Basic si vede che ha studiato il Bagherone e stavolta l'ha fatto giusto. E intanto esce Luca Spirito, entra...